Questo perché chi sporca pulisce. È ironica Virginia Raggi nel video pubblicato su Facebook. La sindaca di Roma ammette che l'amministrazione è obiettivamente un po' in sofferenza. La situazione dei rifiuti, dice, è nota a tutti, ma si sta normalizzando. Il PD attacca il responsabile del malgoverno degli ultimi 20 anni. Ma se i temi di scontro con il Partito Democratico si moltiplicano dall'immondizia di Roma ai vaccini, un'apertura arriva sulla legge elettorale. E Grillo a rilanciare nell'intervista al Corriere della Sera. L'obiettivo è la governabilità senza pasticci, ammucchiate e inciuci. L'idea è diffondere il legalicum con la proposta del Dem Fragomeli, con premio al 37% e doppio turno. In un sistema tripolare, afferma il leader 5 Stelle, serve una legge che permetta a una lista di realizzare il suo programma. Siamo sinceramente aperti a voler fare una legge elettorale con la maggioranza per andare a votare e assicurare una governabilità a questo Paese. Il PD non dica sempre no e ci dia una mano ad approvare questa legge. Poi su tutto il resto non saremo d'accordo, ma troviamo un punto di caduta su questo. Il candidato premier dei 5 Stelle arriverà in autunno, dice il fondatore del movimento, e si sceglierà i suoi ministri. Il leader pentastellato parla delle affinità con il mondo cattolico sulle battaglie di solidarietà e rilancia per il 20 maggio la marcia tra Perugia e Assisi per il reddito di cittadinanza.